al centro Porto Allegro di Montesilvano per la presentazione ufficiale del libro di Ciro Ferrara, indimenticato giocatore campione del Napoli, della Juventus, della Nazionale Italiana di Calcio, in compagnia del cantante partenopeo Jenny Cusopoli. Un pomeriggio senz'altro molto interessante, realizzato in collaborazione con la Conad, esistente proprio all'interno del Porto Allegro di Montesilvano, quindi ringraziamo la Conad del Porto Allegro di Montesilvano. E per parlare di questo grande campione, Jenny Cusopoli, da concittadino anche tu di Napoli, una leggenda del calcio partenopeo, Ciro Ferrara, a cui voi siete stati sempre molto legati, voi napoletani, anche quando Ciro Ferrara, dopo aver vinto due scudetti e una Coppa UEFA con il Napoli, è andato a giocare con la Juventus, vincendo 5 scudetti, una Champions League, ancora tanti riconoscimenti. Ecco, intanto il tuo pensiero su questo grande campione. Il mio pensiero è un mito, quindi non si discute sul fatto che abbia cambiato città o comunque squadra. Quello è un qualcosa che esisteva, esiste ancora oggi, si vede come anche altri grandi campioni negli ultimi periodi, diciamo, da napoletano c'è un checco di delusione, però è normale, è tutto normale. Solo Maradona non l'ha potuto fare, o almeno non l'ha voluto fare, però non è, diciamo, da ridire. È un grandissimo campione Ciro Ferrara, ho avuto l'occasione di cantare con lui, insieme a lui o comunque per lui, ho sudato innamorato e Napoli, il fatto che mi abbia fatto dei complimenti sul brano Napoli per me è una... Ecco, facciamo un invito anche al pubblico, a coloro che ci ascoltano e ci seguono da casa, di acquistare questo libro che lui ha presentato oggi ufficialmente a Montesilvano, Ho visto Diego e dico ovvero, perché ha una finalità benefica. L'incasso di questo libro va in beneficenza per un'associazione guidata da Cannavaro e da Ciro Ferrara, dedicata e riservata ai problemi che hanno gli scugnizzi napoletani, problemi che anche Jenny Cusopoli conosce molto bene. Ma innanzitutto lui non ha inserito nel libro, diciamo, le cose usuali che tutti cerchiamo, o almeno io personalmente no, di parlare del male o di ciò che è potuto capitare nel percorso della strada di questo grande campione, che può capitare a tutti, non è che siamo dei santi, e magari essere santi e anche del calcio o del pallone sarebbe stato praticamente ultra della normalità umana. Comunque è il Pibe d'Oro di Armando Maradona, è riuscito a far fermare il mondo intero nel giorno della sua morte, e bene ha fatto anche l'amministrazione comunale con l'assessore allo sport Alessandro Pompei ad omaggiarlo con un simpatico ricordo che Ciro Ferrara porterà per sempre con sé. Ha fatto i complimenti per la nostra attività culinaria abruzzese, evidentemente ha mangiato bene e questo lo posso confermare, e probabilmente verrà a trovarci, e io lo spero. Grazie a Jenny Cusopoli, che ammireremo su Odeon TV. In bocca al lupo anche per la finale nazionale del Festival della Melodia. A questo punto vi lascio all'intervista realizzata al Porto Allegro di Montesilvano per la presentazione del libro di Ciro Ferrara sulla vita di Diego Armando Maradona. Accogliamolo con un fragoroso applauso una delle leggende del calcio italiano, Ciro Ferrara, Montesilvano, prego. Prego, si può accomodare, ben trovato a Montesilvano. Intanto possiamo toglierci... Ciao, buonasera a tutti. Possiamo toglierci la mascherina perché siamo a distanza di sicurezza, come vede Ciro, sono tutti presenti con tanto di mascherina perché qui al Porto Allegro ci teniamo tanto al rispetto delle regole vigenti. Allora, ben trovato a Montesilvano, anche se da ieri Ciro Ferrara è in Abruzzo e a Pescara in modo particolare. Il suo rapporto con la nostra regione, cosa conosce, cosa le piace dell'Abruzzo, di Pescara, di questa zona? Allora, devo essere sincero, per me che insomma in passato ho fatto il calciatore, quindi sono sempre stato abituato ad arrivare nei posti
a giocare e poi purtroppo ad andare via molto velocemente, e quindi non posso dire di essere un conoscitore della vostra terra e di questa splendida regione, ma ho tantissimi amici e quindi oggi e ieri è stata una full immersion, devo dire, molto gradevole, e sicuramente sarà mia premura tornare quanto prima. Perché sa che Pescara è stata definita una seconda Napoli, e in Abruzzo ci sono località come Roccaraso, sì, dove ci sono più napoletani che abruzzesi. Sì. Conosco perfettamente, perché ho una piccola proprietà lì, quindi insomma, quando ero giovane parecchi anni fa andavo a sciare, e adesso mi sono trasferito a Torino ormai da quasi 30 anni, e quindi mi è un po' più difficile, ecco. Benissimo. Però sono posti incantevoli e si mangia alla grande, devo dire che oggi... Intanto ci sono tanti napoletani presenti. Saluto, saluto. Ecco, alzatevi pure in piedi, cari amici, e fate vedere, c'è uno dei napoletani presenti, caro Ciro Ferrara, che ha portato un ricordo indelebile, è la bandiera del Napoli targato 1987, il primo scudetto per la formazione partenopea dove giocava Ciro Ferrara assieme a Diego Armando Maradona. Grazie. Andiamo con ordine, parliamo del libro, perché oggi è qui per presentare il libro Ho visto Diego e dico ovvero. Intanto, come è nata l'idea di scrivere questo libro? In realtà è stata una richiesta, insomma, del gruppo dell'editore, che mi ha chiesto di scrivere un libro. Allora, poiché su Diego ovviamente si è scritto e detto di tutto, inizialmente ero un pochettino scettico, dopodiché mi sono reso conto che chi meglio di me poteva raccontare una storia che è sì stata una storia da un punto di vista professionale, ma ha avuto tanto altro, almeno per quanto mi riguarda. E nel titolo c'è tutto un po' la descrizione, no? Cioè, nel titolo Ho visto Diego e dico vera, e dico veramente, perché nessuno può sapere, o meglio, magari non è stato molto raccontato, qual era il suo animo, l'animo di Diego. E quindi ho cercato di tirar fuori quello che c'era di bello in questo personaggio, che è stato un personaggio amato e odiato anche, che ha avuto nella sua vita momenti di luce, ma anche forti momenti di ombra, e che però probabilmente anche per questo è più bello raccontarlo. E, insomma, io ho cercato veramente di tirar fuori quella che è stata la grande umanità di questo personaggio. Ovviamente non siamo qui per santificare nessuno, ma anche Diego, come tutti quanti noi, ha commesso degli errori che ha pagato probabilmente sulla sua pelle, però per quanto mi riguarda non è solo una storia, ripeto, professionale, ma è una storia di un'amicizia che non potrà mai finire. Alla partita d'addio di Diego Armando Maradona, l'unico giocatore italiano era Ciro Ferrara. Perché? Perché, come ti dicevo prima, insomma, l'amicizia è sempre stata un'amicizia molto forte, che è andata al di là dell'essere dei compagni di squadra, e si è protratta anche nel tempo, pur non vivendo nella stessa città, pur essendo lontani, pur per molto tempo magari non avendo contatti. Ma una cosa è certa, nei momenti in cui tutte le volte che ci siamo incontrati nuovamente, c'è sempre stato un grandissimo affetto, e Diego poteva stare in mezzo a centinaia di persone, se mi avesse visto da lontano sarebbe corso immediatamente ad abbracciarmi, me l'ha dimostrato in più occasioni, e insomma, credo che questo per me sia importante, il senso dell'amicizia, insomma, credo che sia fondamentale. A Pescara ha giocato Andrea Carnevale, che lei conosce molto bene. A Pescara hanno giocato dei grandi campioni. Come no? E ha lasciato un grandissimo ricordo. E lui ci ha raccontato, perché d'altra parte, caro Ciro Ferrara, Andrea Carnevale è stato tante volte ospite in giuria di una manifestazione di bellezza che noi curiamo, Miss Adriatico. Allora, tra una chiacchiera... Se ne intendeva Andrea lo so, se ne intendeva. lo so. E tra una chiacchiera e l'altra,
ci ha raccontato tanto della vita di Diego Armando Maradona. È vero che quando usciva con gli amici ha sempre solo pagato lui, offriva sempre lui. Ma questo non lo ricordo, perché poi devo constatare. No, in effetti, insomma, era comunque un piacere, perché poi uscivamo anche con le famiglie e capitava spesso, insomma, di essere comunque suoi ospiti, così come mi è capitato anche a me organizzare magari delle feste a casa. C'è un famoso video che gira su YouTube con la presenza anche di Pino Daniele, e poiché io abitavo sotto all'appartamento di Diego ne approfittavo, perché sennò portarlo fuori non era facilissimo, e quindi abitando nella stessa palazzina era più comodo per lui venire giù e presenziare. Ovviamente in quella circostanza c'era tutta la squadra riunita e Pino Daniele che cantava, insomma, per noi, quindi insomma Pino Daniele, Maradona. Per capire il personaggio Maradona, il Pibe d'Oro, c'erano agenzie pubblicitarie che lavoravano giorno e notte per stabilire gli spostamenti minuto dopo minuto della vita di Diego Armando Maradona. Qualcosa di incredibile, non è mai successo nel calcio italiano. Oggi sarebbe stato ovviamente ancora più difficile, allora non c'erano neanche tanti telefonini. Ricordo una volta che siamo scappati e siamo andati in discoteca, e oggi sarebbe impossibile ovviamente, però è chiaro che quando si muoveva lui, insomma, faceva notizia. Si notava. Quantomeno si notava, però c'era ancora la fortuna che non c'erano tutti questi telefonini e quindi la notizia magari non veniva fuori. Abbiamo detto, si è scritto e si è detto tanto di Diego Armando Maradona, ma cosa contiene questo libro? Ecco, stuzzichiamo anche l'attenzione di tutti i presenti e di coloro che ci seguono da casa. Ciro Ferrari, qualche aneddoto, qualche particolare? Ma allora, intanto c'è da capire un pochettino la persona, quindi anche la sua visione, no? Nel momento in cui lui decide nell'84 di lasciare Barcellona, squadra vincente, titolata, insomma club importante, e decide di volere fortemente venire a Napoli. E questo ti fa capire, insomma, la sua anche genialità in questo senso, perché lui guarda oltre, non conosce Napoli fondamentalmente, quindi non conosce la è città. È difficile non conoscere Napoli. Non conosce Napoli, non c'era mai stata a Napoli, quindi magari ne ha sentito parlare, ma non conosce l'ambiente, soprattutto in quel periodo. Non conosce la tifoseria, non conosce la dirigenza, non conosce i suoi compagni, non sa che squadra troverà. Perché Perlaino l'aveva incontrato più volte. L'aveva incontrato probabilmente più volte, chissà che gli aveva raccontato, in una squadra fortissima. In realtà Maradona è arrivato in una squadra che non era, voglio dire, che non lottava per il vertice, almeno in quel periodo. Ed è qui la grandezza di Diego. Cioè lui vede oltre, cerca di cambiare la storia di una squadra, di una società, di una città intera. Diventandone ovviamente l'emblema assoluto, il leader principale, e sceglie fortemente di venire a Napoli e di fare una rivoluzione sostanzialmente. Ed è questa la cosa bella che viene fuori anche nel libro, perché dopo tanti anni in cui il Napoli non ha delle grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo, tutto ciò risulta importantissimo e per la squadra, ma soprattutto per la città, ovviamente, perché poi a questo seguono dei successi anche a livello europeo, un successo anche a livello europeo che ovviamente, insomma, fa sì che la nostra città, la nostra Napoli sia sulla bocca di tutti, per fortuna in un'accezione positiva, e quindi questo è bellissimo. In questa sede è giusto parlare anche dei meriti tecnici di questo grande giocatore, considerato non a torto il più forte giocatore di tutti i tempi. Adesso sui meriti tecnici magari possiamo discuterne, sto scherzando ovviamente. Però nel libro c'è tutt'altro,
ovviamente insomma c'è anche la parte difficile che Diego ha vissuto nella sua vita e che però nessuno di noi può giudicare, perché ognuno di noi insomma qualche errore evidentemente l'ha potuto commettere. Chi meglio di Ciro Ferrara può dire perché Diego Armando Maradona è stato e rimane il giocatore più forte del mondo? Ma non c'è dubbio, non lo dico soltanto io, per me resterà il più forte di tutti i tempi. È chiaro che io poi ho vissuto una determinata epoca, ma non ho alcun dubbio nel poter dire che è stato il più grande di tutti, e lo ha dimostrato sul campo con quelli che sono stati i suoi successi personali, i successi come squadra. E quindi insomma per me nessuno si potrà, poi in futuro non lo so, ma per adesso nessuno si è mai avvicinato alla sua grandezza. Non lo dice un compagno di squadra e un amico ovviamente, ma lo dice il mondo intero, perché se pensi che alla sua morte il mondo si è fermato e ha pianto la mancanza di Diego, questo te la dice lunga. Ma se l'hai mai chiesto come si marca e come si marcava Maradona? Si poteva marcare? Beh, io insomma ero abbastanza abituato, e questo ha fatto sì, perché ovviamente lo marcavo durante gli allenamenti, questo ha fatto sì che io potessi anche migliorarmi per poi andare ad affrontare altri grandi campioni, altri grandi giocatori. Ma una cosa è certa, insomma, se Diego decideva di inventarsi qualche cosa, per qualsiasi marcatore, difensore o avversario, insomma, sarebbe stato veramente difficile. I fenomeni sono così, quindi puoi essere concentrato 90 minuti, a loro gli basta un secondo per cambiare la storia di una partita, di un mondiale, di uno scudetto e di una stagione intera. Ciro Ferrara, noi la ringraziamo pubblicamente. Grazie. Facciamo un applauso a Ciro Ferrara. Invito l'assessore allo sport, Alessandro Pompei, a consegnare un piccolo ricordo omaggio della città di Montesilvano al grande campione di Napoli, Juventus, della nazionale italiana. 7 scudetti, una Champions League, una Coppa UEFA, davvero chi più ne ha più ne metta, davvero tanti riconoscimenti per Ciro Ferrara, ospite del centro Porto Allegro di Montesilvano per la presentazione del libro Ho visto Diego e dico ovvero. È possibile autografargli i libri? Resterà in nostra compagnia, Ciro? Resterà in nostra compagnia? Ci sono le scuole calcio della cantera adriatica e del Pescara Calcio. Ciro resterà qualche istante in nostra compagnia per firmare anche i libri. Prego, una alla volta, bambini. Se l'allenatore Nicola Ferrara si può posizionare qui in maniera tale che possiamo autografare con Ciro Ferrara i libri che i ragazzi hanno acquistato. Una alla volta, prego, una alla volta. Un pomeriggio di solidarietà particolare al centro Porto Allegro di Montesilvano, dove l'ex campione di Napoli, Juventus e della nazionale italiana di calcio, Ciro Ferrara, ha voluto presentare ufficialmente il suo libro Ho visto Diego e dico ovvero, per raccontare la vita di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Accompagnato dall'amico Remo Firmani ed omaggiato dall'assessore allo sport del comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, il simpatico Ciro ha autografato il libro alle centinaia di persone che lo hanno acquistato per conservare un prezioso ricordo dell'evento. Ferrara è sempre stato un amico speciale per il Pibe d'Oro e non a caso il terzino di Posillipo è stato l'unico italiano presente con Maradona nella partita di addio al calcio. Aneddoti, curiosità e particolari sfuggiti alle cronache di tutti i giorni fanno parte integrante di un lavoro editoriale che senz'altro avrà il successo che merita. Prima di firmare autografi e posare per foto ricordo con i giovani allievi della Pescara Calcio e della Cantera,
Ciro Ferrara ha intonato qualche nota assieme al cantante napoletano Jenny Cusopoli, ospite della manifestazione. Tra i presenti in sala, il presidente della struttura Alessandro Monaldi, il direttore Enrico Di Tiglio ed i responsabili della Conad. Insomma, un pomeriggio da incorniciare, ripreso dai social, sul sito cronacheabruzzesi.it e da alcune emittenti televisive regionali.